questo è Baby. Thank you.
come si fa a fare un riassunto della situazione a questo punto? È talmente forte, talmente sconvolgente tutto quello che stiamo vivendo qui. Prosa Q dal vivo al tunnel di Milano con una grandissima elettricità, grande entusiasmo. Qui ti vedo provato, Gerardo. Non si capisce per un bagno di sudore, uno straccio d'uomo, nel senso buono. Come hai fatto? Come hai fatto a tenere il pullover te, Fabio? Perché io sono un ragazzo del nord. Un ragazzo del nord. Tra l'altro volevo dire che chiacchierando con amici che ho incrociato qua in sala, che sono arrivati dopo l'inizio, per cui non ho sentito l'inizio del concerto per radio venendo qua in macchina, pare che sia un concerto che esce benissimo alla radio questo. Infatti. E il fatto che il rock and roll esca bene alla radio è una cosa che fa bene sia al rock and roll che alla radio. Noi però... tra l'altro ci siamo dentro la radio, quindi non lo possiamo sapere. Quelli che ce lo dicono, dicono che viene fuori in maniera fantastica. Ci sono degli amici qua, dei tecnici che stanno lavorando da oggi pomeriggio e che noi ringraziamo anticipatamente, si chiamano Nino e Marco, poi alla fine con i saluti finali arriverà anche una menzione speciale per loro. Però gli Oscar. Lo spettacolo comunque in ogni caso sembra riuscito da tutti i punti di vista, anche per i ragazzi che stanno qui, si stanno godendo questa prima data del tour 1998 dei Prozac. Ho visto belle scene di entusiasmo classico, tra l'altro una scena molto divertente, uno degli ultimi pezzi, un ragazzo è salito sul palco, classica scena, insomma, stage diving, però si è fatto le foto con l'autoscatto praticamente con ciascuno dei componenti dei Prozac. Sai chi era quello, Fabio? Era? Quello che ha vinto la maglietta, che aveva indovinato. Era lui, e infatti adesso viene a prendersi la maglietta di Sogno Ultrasuoni, se la deve ancora prendere. Il bis, Prozac più in diretta da Milano, Rai Radio 2, Suoni e Ultrasuoni. Quando bisogno per segnare non c'era ta, non c'era ta, strada dentro un bar si fa. È un paradiso e se ne è di colpo più bella bella, non sa niente per la libera, libera. A se ne piace farsi e la sua libertà sogna, e ritorni in tipo tre. Se ti piace, se I'm not afraid to die.
altro genere. C'è un piccolo banchetto laggiù alla mia destra, alla vostra sinistra. Se vi girate anche alla vostra destra, se rimanete fermi sempre alla vostra sinistra, ce ne frega niente. Vabbè, e laggiù e ci sono un sacco di belle cose, tra cui i nostri dischi. Stasera in Prosa Più siete molto più voi che noi, cazzo. Ed è per questo che è meglio del solito. Questa è la storia di un pezzo di una rinomane, la più bella che c'è. Vive nei parchi lì, assieme ai cani. Tutti si innamorano di pezzi così chiari. Una regione, la più bella che c'è. Per farsi si fa per vivere, Uberti ti ossichia, dice che smetterà. Gli anni tanto passano,
siamo giusti che ti aspetti, se me ne dai un po', come fai a dire di no? Perché ti si bella, però ti cale non ha, mi prendi così che ha, mi stai soffrendo. Un eroe romane, la più bella che c'è. A 15 anni ma, nel nostro 30, vive nei parchi, assieme agli altri. Tutti si innamorano, di pezzi corsi che ha. Un eroe romane, la più bella che c'è.
prima o poi i Project Q passeranno anche nel teatro vicino casa vostra, come si diceva una volta. Questa era la prima data del loro tour italiano 1988, il concerto di Milano del Tunnel, in diretta su Sony Ultrasoni. Io però non posso credere che sia finita qua, perché dopo che stanno così illusi, si sono fatti tipo dei cani, cioè come sempre. Però per la serata eccezionale, visti voi, un altro pezzo minimo. Pezzo non previsto nella scaletta, però è un pezzo ben conosciuto perché era Sceglimi, dal primo album di Project Q. Da notare due cose in questa serata: prima di tutto, i più assatanati nel pubblico erano quelli con la maglia della nazionale irlandese di rugby, che si sono tuffati almeno 40 volte dal palco. E poi il concetto di dal produttore al consumatore dei Prozac, che abbiamo visto anche vendere le magliette prima del concerto. C'era Gian Maria dietro il banchetto prima di ovviamente guadagnare la via del camerino per concentrarsi prima del concerto. Molto punk, proprio molto punk. Prozac più che avete ascoltato in diretta su Sono Ultrasuoni dal vivo dal tunnel di Milano, appunto un locale che è costruito sotto i binari della stazione centrale di Milano. Tra l'altro c'è...